Ciao amici, benvenuti in un altro tutorial, questo di integrazione all'altro tutorial che forse avete già visto, cioè sullo shot match o regolazione di aspetto. Perché ripeto questa cosa? Perché l'altra volta l'abbiamo vista in Video Pro X e adesso invece la vediamo come aveva richiesto l'amico di vedere proprio regolazione aspetto in Video Deluxe. Video Deluxe, vi ricordo, questo qui è la versione Video Deluxe Plus, è nuovo 2017. Questo perché questo effetto, chiamiamolo così, regolazione d'aspetto, questa priorità, c'è solo sulla versione Plus e Premium, non c'è sulla versione di base, quindi attenzione. Io ho posizionato sulla timeline due immagini molto simili a quelle dell'altra volta, cioè questa è proprio la bicicletta. Invece qui ho messo un lago, però la situazione di luce è quella dell'altra volta, cioè la luce è un po' soffusa. Adesso vogliamo rendere queste immagini simili fra loro. Questo abbiamo detto anche l'altra volta, è molto utile se abbiamo girato con condizioni diverse una ripresa, oppure se abbiamo due telecamere che magari di marca diversa o che hanno dato risposta in ripresa diversa e vogliamo renderle simili. Allora, io adesso voglio portare questa luminosità tenue sulla bicicletta. Andiamo a cliccare sull'effetto. Come vediamo, si prega di selezionare l'oggetto foto o video per poter applicare gli effetti. Clicchiamo. E vediamo il pannello è leggermente diverso, in più manca anche la possibilità manuale, quindi vediamo che possibilità abbiamo in questo pannello. Frame di riferimento, quindi posiziona marker di riproduzione su il frame di riferimento. Abbiamo detto che noi vogliamo portare questa luce tenue, quindi io posiziono il marker, il cursore, su questa posizione e seleziono questo frame. Vediamo che prende la posizione, è impostata. Poi mi sposto sulla destinazione, abbiamo visto l'altra volta era il target, e seleziono il frame di destinazione. Preso. Ora non ci resta altro che bilanciare l'aspetto e vediamo che la situazione di luce, il colore ovviamente, è cambiata completamente. In più qui rispetto a Video Pro X troviamo l'intensità. Cioè questo non è altro che un mix tra la nostra immagine originale e l'effetto che abbiamo ottenuto adesso. Quindi regolando potremo passare da 0 la nostra ripresa al massimo la regolazione effettuata. Trovando una via di mezzo potremo bilanciare questo effetto. Ecco. E come vedete non abbiamo invece come in Video Pro X. E magari ecco adesso metto in sovraimpressione la differenza dell'altra volta, dove si vede appunto che c'è la regolazione manuale, cioè dove potevo cliccare sul singolo colore e trasportarlo. Ecco, vi faccio vedere una cosa: fate molta attenzione alla sequenza come cliccate, perché altrimenti non funziona. Praticamente è così. E adesso abbiamo la bicicletta e questo lago, ho aggiunto questa immagine del lago che vedete che è grigia e si vede appena appena il cielo, è molto grigio. Io voglio copiare il sole della bicicletta su questo lago che è grigio e è smorto. Allora, bisogna cliccare dove si vuole portare l'effetto. Spostiamo il cursore su il frame da copiare e cliccate frame di riferimento e vedete che lo segna. Poi riportarsi nuovamente sul lago e cliccare. Quindi è importante la selezione iniziale sull'immagine target, perché altrimenti fate un pasticcio e l'effetto non viene. Quindi ricordiamoci, cliccare dove si vuole portare l'effetto, cioè l'immagine target dove finirà l'effetto. Posizionarsi col cursore su quella da copiare. E cliccare, ritornare sulla nostra dove vogliamo copiare l'effetto e cliccare, e solo alla fine di questa procedura fare bilancia e vediamo che ha copiato il sole. Quindi vediamo che è venuto il cielo celeste,
e le nuvole gialle come se ricevessero il sole. Se voi non cliccate, ma procedete solo con, se abbiamo questa situazione, ecco, e clicchiamo sbagliato e poi portiamo il cursore qui e ci prendiamo questo frame e poi torniamo indietro o prendiamo questo frame e dopo torniamo sull'altra e clicchiamo, viene fuori solo un pasticcio perché vedete che non succede niente. Quindi ripeto la sequenza, cliccare sull'immagine di destinazione, però portare il cursore sulla prima da copiare, copiare, cioè segnare i frame, ritornare su quella di destinazione, assegnarlo e dare l'aspetto. E qui poi possiamo bilanciarlo. Quindi se vogliamo fare il contrario, portare il grigiore sulla bicicletta, dobbiamo cliccare sulla bicicletta, però portare il cursore sul lago. Prendere i frame di riferimento del lago, scusate che è zero, prendere i frame di riferimento del lago, ritornare sulla bicicletta, cliccare e bilanciare e vedete che allora abbiamo la bicicletta grigia. È importante questo doppio passaggetto perché altrimenti se non è selezionata la clip, non avendo il doppio monitor, non fa come in Video Pro X dove era più chiaro questo passaggio. Bene, spero di avervi aiutato anche in questo caso e poi vedremo nel particolare le novità di Video Deluxe, quello sia con It Film che invece questo Video Deluxe Plus e Premium. Grazie, alla prossima, ciao!